Buongiorno a tutti e benvenuti al Campus Vella. Mi chiamo Anna Pergam, sono responsabile dell'agenzia Mindstore. Mi occupo di formazione, consulenza creativa e ricerca moda per il gruppo Arte Studios. Oggi parleremo di bellezza e vedremo quali sono le più importanti ispirazioni dal mondo dell'acconciatura, per essere pronti alla riapertura con nuove idee e nuove ispirazioni per la nostra cliente o per allenarci anche in questo momento di lockdown e fare formazione insieme magari anche ai nostri collaboratori. Le tendenze più forti per la primavera e estate sono le onde, le trecce e il maxi volume. Le vedremo interpretate dalla creatività dello stilista inglese di fama internazionale Darren Ambrose, top hairstylist e ambassador per Vella Professional. Partiamo! Entriamo nel primo mondo, nel mondo delle onde. Se in passato si privilegiavano delle onde più scolpite, dei boccoli più definiti, ora si privilegiano la morbidezza, la naturalezza, uno stile destrutturato e per così dire messy. Le onde sono sicuramente ideali per la stagione estiva, aiutano i capelli fini ad avere movimento e sono, potremmo definire, un passepartout di stile, nel senso che si adattano e sono estremamente versatili sia in versione capello lungo, ma anche in versione di media lunghezza. Una designer, uno stilista che si è affezionato a questo trend è sicuramente Céline. La sfilata di Céline ha rappresentato perfettamente questo trend, in una versione anni 70 molto libera e molto morbida. Vediamo il contributo. Le onde sono state interpretate dai designer anche in altre varie versioni, con la frangia, in versione sirena, in versione wet e destrutturata e anche in short version, quindi una versione corta per dare anche un twist diverso a quello che potremmo dire un carré o un bob. Vediamo però nei dettagli i look e li scorriamo insieme. Le onde possono essere portate con disinvoltura anche con la frangia, con l'unica avvertenza di scegliere quella giusta, perché la frangia ha il compito di incorniciare il viso e donare armonia ed equilibrio alle sue proporzioni. Qui abbiamo tre declinazioni: a sinistra la tendina per Paco Rabanne, perfetta per i capelli fini, netta, cortissima e audace per Saint Laurent, e ancora mossa chiamata Baby Bang perché ha la tenerezza dei bambini per il designer Peter Pilotto. Le onde a sirena si ispirano al movimento naturale del mare e hanno fatto perdere letteralmente la testa alle generazioni delle millennials per il loro stile casual e raffinato al tempo stesso. E sono per definizione extra long, soprattutto per Emporio Armani, Jenny e Alberta Ferretti. Altra opzione, acconciatura ondulata, texturizzata, effetto bagnato. Il trend ha abbandonato i devoti dell'etichetta e presenta qui una linea androgina, sofisticata e riverente. Apparentemente i capelli sembrano poco curati, ma in realtà sono il frutto di un grande lavoro dietro le quinte e ovviamente di prodotti styling super performanti. Chi pensa che il mosso sia solo per i capelli lunghi si sbaglia alla grande. Ecco qui tre esempi di come un sofisticato bob alla francese, un bob medio e un graffiante mullet possono trasformarsi grazie allo styling mosso. E questa è una scelta che ha grandi vantaggi. Mostra ai nostri clienti la versatilità di un taglio, ci permette di dare volume ai capelli lisci e soprattutto è una grande occasione per far innamorare le nostre clienti dei nostri prodotti e soprattutto delle nostre style. Ora diamo spazio alla creatività di Darren e vediamo la sua interpretazione.
Hi, I'm Darren Ambrose, well, a global top artist. I wanted to give Maomi's hair a boost of color and shine. Cut, blow dry styling, the color glossing combined to heighten the natural hair to its glam look. We applied a colored touch gloss to pick up the light and enhance the natural color, creating a beautiful, luxurious effect. Entriamo nel mondo delle trecce e degli intrecci. C'è stata una rivoluzione, una grande evoluzione in questo ambito, perché accanto alle trecce si sono evoluti nuovi modi di intrecciare i capelli, che si ispirano al mondo della marina e soprattutto al mondo del crochet, all'arte del fatto a mano, per simboleggiare due valori universali molto importanti che sono la sartorialità e l'artigianalità. Il trend che ha guidato maggiormente questo mondo sono state le doppie trecce strette, che Dior ha rappresentato magistralmente in una bellissima sfilata dove il tema centrale era la forza della natura e ha fatto sfilare delle botanical lover, delle amanti del giardinaggio, addirittura con due trecce molto strette e un cappello di paglia in testa. Guardiamole insieme.
Le trecce più presenti sulle passerelle sono state extra longhe strettissime, accessoriate, abbinate a fiocchi, foulard e fiori, effetto pugile e in versione avant-garde. Vediamole nel dettaglio, vediamo quali sono le opzioni e vediamole proprio nel dettaglio. In questa primavera estate le trecce, soprattutto in versione stretta, anzi strettissima, tiratissima, sono state davvero le regine delle passerelle. Un omaggio al Messico per Ulla Johnson, un rimando alla spettrale Mercoledì della famiglia Adams o ispirate alla rivista provocatoria degli anni 70 Nova per Max Mara, che punta al rigore e all'austerità per un nuovo potere femminile. A volte gli accessori possono fare la differenza, non capita solo con l'outfit ma anche con i capelli. Molti stilisti hanno intrecciato i capelli con foulard, fiori o addirittura impreziosito il look con deliziose perle. Sono tutte ottime idee per dare nuova vita alla classica treccia, per cambiare ogni giorno un look o indossare un dettaglio romantico perché no, il giorno del sì. Oltre alle micro treccine afro, che aiutano ad avere anche un effetto frisé post-treccia, per il round dell'estate spopolano le boxer braid, ossia le trecce da pugile. Il look alla Million Dollar Baby è sempre più in voga tra modelle, VIP e soprattutto influencer dello street style. In termini di stile possiamo sfatare il mito che siano solo un'acconciatura per gli sportivi, perché abbinandole ad abiti più femminili otteniamo un look a contrasto più audace e personale. C'è chi con le trecce ha creato vere e proprie opere d'arte e ricreato qualcosa che suona come Strangers, appunto strano, o quasi addirittura soprannaturale. Stiamo sicuramente parlando di Yamamoto e Alexander McQueen, con le loro forme organiche e quasi aliene. Qui si esalta la manualità e l'artigianalità del lavoro dell'acconciatore, che quasi come nell'improvvisazione del jazz riesce a combinare la tecnica e la fantasia. Queste sono le opzioni per la primavera estate dalle passerelle, ma vediamo ora cosa ne pensa Darren. For Margot, I've created a hidden color twist. The idea is to place the color accents within a more natural tone, a style that's hidden in the shadows during the day, but revealed when you play with it or move it. Then working with color touch in hot pink, plum, violet and chocolate.
Entriamo nel terzo e ultimo mondo, rich volume. Stiamo parlando di riccio e di volume. Il 2020 punta decisamente in alto e non si fa spaventare dalla gravità. Predilige il brushing vaporoso e le spumeggianti cotonature anni 80. Tutta la sfilata di Miu Miu è stata un tripudio di ricci. Godiamocela insieme e vediamo proprio questi look. Il mondo del maxi volume lo possiamo declinare in quattro micro trends: il tema dell'acconciatura retro, il tema afro, il tema degli anni 80 e up 2 buns. Vediamo nel dettaglio tutti i look. Gli stilisti amano combinare passato e presente per creare una nuova generazione di classy lady. Si ispirano alle Gibson Girls e ai look e alle impalcature, potremmo dire, di Maria Antonietta per il designer Tom Brown, che sono addirittura riprese anche nell'autunno-inverno. Un caso eclatante, Moschino, in versione chiaramente molto più punk e irriverente. Parola d'ordine, libertà assoluta per le chiome afro che si esprimono senza restrizioni, con un volume molto molto indomabile. Gli stilisti che più hanno prediletto questo stile sono Nina Ricci, Bronx & Banco e Louis Vuitton. Il fascino 80s non tramonta con il suo volume e le sue cotonature estreme. È un chiaro riferimento ai personaggi più amati e odiati delle soap simbolo degli anni 80, da Dynasty fino a Dallas. Anche se è chiaro che reinterpretarli oggi, i look hanno un tono sicuramente meno aggressivo di un tempo. Styling decisamente verticalizzati, soprattutto per le formule updo e buns. Tre opzioni diverse. Semi raccolto con capelli annodati fissati all'insù a cipolla per Anna Sui, che descrive la femminilità come spensierata dolcezza. Al centro bun in versione frisée per Tom Ford e a destra per Anna Kiki un'onda perfetta, come direbbero i surfisti, o ciuffo esasperato secondo gli addetti ai lavori. Qual è la scelta di Darren? Vediamola. Today I'm going to show you how to create a boho look with an undone updo. So today I'm going to be using a brand new product from iMe called ReachU. And secondly, from the range, I'm using a new product called Dry Me for a gorgeous grip and powdery finish.
Prima di salutarvi ho un'idea per voi per trascorrere un po' di tempo a casa senza annoiarvi. Vorrei suggerirvi una miniserie recentissima targata Netflix che si chiama Self-Made. Sono sicura che la adorerete. Parla di capelli di una donna estremamente coraggiosa, si chiama Madame C.J. Walker, la prima imprenditrice afroamericana donna ad aver lanciato una innovativa linea di prodotti per capelli e ad aver rivoluzionato il settore. Oltre ad essere un corso accelerato di resilienza e di business, è anche un'occasione per riflettere sul ruolo dei capelli e su quanto siano importanti per definire la nostra personalità, per definire chi siamo, per affermarci e avere fiducia in noi stessi. Nel film lei continuava a ripetere: io voglio rendere belle le donne e voglio che abbiano dei bellissimi capelli. E non trovo grandi differenze tra quello che fate voi. Questa è la vostra missione, è un ruolo insostituibile quello che avete, perché rendete felici le donne e date veramente un grande valore aggiunto. Vi mando quindi un grande abbraccio alla faccia di tutte le prescrizioni e i divieti e vi lascio con una interpretazione personale dell'hashtag andrà tutto bene che arriva direttamente dalla sfilata di Paco Rabanne. È un cuore, un grande cuore rosso, Vella, Pantone 200C. Un grande in bocca al lupo.